Carissimi amici, bentrovati. Questa mattina un video per parlare di un argomento importantissimo, e cioè l'ingresso del gender nelle scuole. Purtroppo, nonostante il DDL Zan sia stato affossato nello scorso mese di ottobre, torna alla ribalta il tema dell'educazione e della sensibilizzazione gender nelle scuole. Il 17 di maggio, secondo il DDL Zan, avrebbe dovuto essere la giornata contro l'omo, bi, lesbo e transfobia. Questo presuppone, come dicono gli amici di Pro Vita e Famiglia, il fatto che si debba per forza parlare di omosessualità, bisessualità, transessualità a dei bambini di tutte le scuole di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola elementare ad andare in su. Il 17 maggio è una giornata nella quale il ministro dell'istruzione Bianchi ha voluto che si facessero delle iniziative all'interno delle scuole, ha mandato una circolare ai dirigenti scolastici affinché ciò venga fatto, e tutto questo in barba al fatto che il DDL Zan non è mai stato approvato e in barba al fatto che ci sono migliaia e migliaia e migliaia di famiglie che vogliono, secondo peraltro il diritto e la giurisprudenza italiana, occuparsi personalmente dell'educazione e della formazione sessuale, psicologica, affettiva, religiosa, etica e culturale dei loro figli. Quindi la scuola non può entrare a gamba tesa in questi argomenti, non può permettersi il lusso di esautorare i genitori dalla loro funzione fondamentale di educatori, e non può in alcun modo sostituirsi in modo arbitrario all'educazione che le famiglie vogliono impartire legittimamente e legalmente ai loro figli. In descrizione troverete un articolo in cui parlo diffusamente di questo tema. Se vi è piaciuto questo video, mettete un like, iscrivetevi al canale, rimaniamo in contatto. Ciao ciao!